Immaginate lo stadio più grande d'Europa, il Nou Camp di Barcellona, pieno di precari della scuola che assistono alla partita più importante della loro vita. Ed ecco che arriva il gol. Un gol segnato non però nello stadio, ma nell'aula della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo. Le toghe hanno infatti stabilito che il continuo utilizzo da parte dell'Italia dei contratti a tempo determinato per reclutare personale scolastico va contro le normative continentali in materia di lavoro. Perciò stop al precariato. Tutti quegli insegnanti, insieme a tecnici, bidelli e altro personale ATA, che hanno lavorato per 36 mesi con regolare contratto, potranno ora chiedere l'assunzione a tempo indeterminato. La pronuncia della Corte arriva su richiesta dei magistrati italiani, impegnati ad affrontare circa 1000 ricorsi di lavoratori precari, ma ora se ne attende una valanga o presso i giudici del lavoro o presso i tribunali ordinari. Avrebbero titolo a valersi della sentenza odierna 250.000 insegnanti e 20.000 ATA. Se vincono la causa, come tutto lascia prevedere, si vedranno riconoscere l'assunzione, gli arretrati, come il pagamento delle ferie, e gli scatti di anzianità. Se invece nel frattempo hanno trovato un altro lavoro che non vogliono lasciare, potranno richiedere un indennizzo. Ciò potrebbe comportare oneri di 2 miliardi di euro per le casse pubbliche, in parte già preventivati. Dando per scontato l'esito del ricorso alla Corte del Lussemburgo, nella legge di stabilità il governo aveva infatti previsto l'assunzione di 150.000 insegnanti precari. Ne rimarrebbero da regolarizzare 100.000, ovvero tutto quel pubblico del Camp Nou che oggi brinda a una vittoria tanto attesa.